Ma ehi là, persone, abbiamo concluso praticamente tutto con tutto quello che c'era da fare, quasi con Peter, e ora siamo con Miles, abbiamo tutta sta roba da fare. Tutta sta roba. Direi di non Sto partire con pensando le di seguire principali, ma Sam. andiamo a fare Magari portarti da lì. le Hanno le secondarie. coordinate. Lo Perché è apprezzo. così basso il Molto, volume? davvero molto. Tranquillo. È tutto a posto. Io e Ailey siamo preoccupati. Sto bene. Voglio solo che tutto torni alla normalità. Ma mi farò perdonare per non essere andato alla sua mostra. Ok. Speriamo sia la pista giusta. Ok, c'è qualcosina che non mi torna. No, Dio, è buono, è a posto. Forse è un po'. Ok, dovrebbe andare meglio. Andiamo. Sì, molto meglio. Un messaggio della mamma. Miles, ricordi il furto al museo? Sono stata al deposito veicoli confiscati e ho annotato il numero di telefono sul veicolo che hai inseguito. Forse ho una pista. Vediamoci per pranzo al parco vicino al mio ufficio, ok? Ho del formaggio. Ogni pista è utile. Se non troviamo quel veicolo, il museo dovrà chiudere. E poi, del buon formaggio non si rifiuta mai. Vediamo un po' la situazione dal punto di vista di Miles. Io mi sono purtroppo accorto tardi che si poteva switchare tra uno e l'altro, tra Miles e Peter. Mi sono concentrato molto più su Peter che su Miles. E vabbè, andata, dico. Mannaggia, l'ho missato. Qualcuno si farà male se non rallenta. Sicuri di volerlo fare? Ok. Pezzettino di merda. Buona Miles. Ma come cacchio mi ha preso? Boh. Poi che mira ha? Vediamo un po' se così lo raggiungo. Guarda che mi sta facendo andare la missione principale. Che palle che è così veloce a mira. Ma che è? Un cecchino naso. Scassa baralle con quell'arma. Dai Miles, non perdere il ritmo, vai. Ok. Vaffancuore. Con la pistolina mirava a 1000 km di distanza, tipo cecchino, ma che cavolo. In reale proprio. Una Andiamo, giornata qualunque per Spider-Man. Devo indagare sulla trasmissione dei cacciatori di cui parlava Gang. non c'è anche questo. Avanti! Facciamolo. Entra! Misterio. Benvenuto nel mio mistero! Quello è Spider-Man! Aiuto! Aiuto! Non temere, ti troverò! Distruggili tutti! Ok, Miles, ricorda, sono tutte illusioni, anche il falso misterio. Quest'illusione è un'illusione. Ah!
sembra un'illusione. Come cavolo fanno? Al sicuro. Ora, oggi ci occupiamo totalmente di Miles. Andiamo avanti con le sue missioni. Ok, amici, ho i social intasati di post su quanto è successo nel Jersey. Un incendio nel vecchio zoo, una base segreta dei cacciatori e Spider-Man con indosso la tuta nera del suo amico. E stanno succedendo di tutti i colori. So che c'è molto. Perché non minacciate me, eh? Non puoi più scappare. L'ora scarlatta è l'unica verità. Bella madò. Il dolore è il... Non avete visto cosa ho fatto? Posso portarti a un'ambulanza. Ti medicheranno loro. Mi hai salvato. Grazie. Ci siamo quasi. Sia stato un viaggio comodo. Buona fortuna. Sei un bravo uomo, Spider-Man. Grazie. Dell'illusione.
che il mistero abbia inizio. Qualcuno mi aiuti! Resta dove sei. Ti troverò. Forse fuori sei un eroe. Ma qui sei un criminale. Notizia flash. Per alcuni sono un criminale in ogni caso. Non puoi salvare nessuno se non salvi te stesso. Io non riesco a comprendere il suo attacco di fuoco che ti prende a prescindere, cioè è un po' too much secondo me. Resta dove sei. Ti troverò. Forse fuori sei un eroe, ma qui sei un criminale. Notizia flash. Per alcuni sono un criminale in ogni caso. Sei al sicuro. Cerca di calmarti. Per un secondo, minchia, veramente i tizi di fuoco sono allucinanti, veramente. Ah. Ho un nuovo messaggio.
Spider-Man, sono Betsy. Quentin e Nicole stanno esaminando i preziosissimi dati che hai raccolto e stavo pensando, quando i Mysterium torneranno a funzionare bene, che ne diresti di farci un po' di pubblicità? Gratis, naturalmente. Stiamo esaurendo i fondi e la cosa sta angosciando Quentin. Ad ogni modo, è solo un'idea. Non serve che mi richiami. Ciao. Mi dispiace, Betsy, ma siamo contrari alla Spider pubblicità. Ti consiglio di rivedere il tuo business plan. Avrete saputo che Mac Gargan, alias Scorpion, è stato ritrovato morto. Il ciglione asportato come un trofeo. È senza dubbio opera dei cacciatori. Preparati! Stiano riuscendo dove quell'inetto di Spider-Man ha fallito, ovvero togliere di mezzo per sempre queste minacce. D'altra parte, magari Spider-Man è finalmente cambiato. Io dico di lasciare che si annientino a vicenda! Non stanno rendendo il mondo migliore e meno delinquenti mascherati bazzicano le nostre strade, meglio è. Quando se ne saranno andati, la nostra vita tornerà a essere più facile. Non sarebbe magnifico? Ah, io non vedo l'ora di tornare a occuparmi di notizie normali e di problemi veri, come la recessione o il degrado giovanile, anziché parlare di pagliacci in spandex che si divertono a tormentare i cittadini. Sempre lo stesso, si fa i soldi su ste robe. Io non capisco se c'è veramente qualcuno che lo segue così. Per carità, sicuramente loro avranno fatto dei casini. Ne sono sicuro di questa cosa. E adesso avere una foto, una roba tipo così. Magari con lo stile 3, dai. Ok. Intanto faccio queste foto perché sono divertenti. Questo è figo, tipo. Però ecco, non fa vedere Mysterio, quindi... No. Questo è bello, questo è bello. Atto, possiamo andare. Dimentica la realtà. Spider-Man? Che cos'è? Tutti uguali queste interazioni. Ehi, hey, dove sono finiti? Pensi di poter sconfiggere le mie più grandi
significa? Ascolta il tuo dubbio. Ok? Sei andata bene finora, ma saprai colpire ciò che non vedi. Ho fallito di poco perché questo cosa qui. Beh, un po' niente, non devo farli tutti perfetti. Credo. Beh, che servono per sbloccare i costumi, no? Ma c'è un altro. E là c'è. Allora, c'è più vicino questo. Vediamo un attimino come siamo messi. Abbiamo sbloccato un bel po' di roba. Ah, eccolo qua. Bellino. Non ha varianti? Tristezza. Lui col gatto. Il leader cosa abbiamo sbloccato? Ok. Oh mio Dio, no. Oh mamma, no, la perfezione. L'Iron Spider, la vera Iron Spider. Spoiler? Secret Wars però Civil War. Questa è interessante. Cioè molto bella, molto bella questa qui. Ci sono pure i colori. Voglio anche l'Iron Spider, non si scherza. Le varie Iron Spider, insomma, di dubbio, bellissime. No, non ci arrivo a sbloccarle. Vabbè. Allora, questo è interessante, ma no. Posso sbloccarle queste, dai. Queste sono già più complicate da sbloccare. Che figata. Carina anche questa. Questa qui mi piace un sacco. Oh, aspetta, ho sbagliato. Cioè c'è la variante ecco con col costume di Miles a posto di essere tipo alla Peter, no? Questo qui è perfetto, dico. Però ok. Questo mi costume mi fa veramente cagare. Che cacchio è il casco di Magneto? Questo è bello, bello veramente. Madò.
Ma questo è No Way Home Style, vabbè. Non mi piace per niente. Questo per me è il perfetto stile per Miles. Per come Miles è il costume perfetto. Per lui. Dal mio punto di vista è perfetto questo costume. A posto, dividiamo Peter e Miles in questo modo. Anche se con questo almeno c'ha le spalle, Miles qua ha le spalline rispetto a Peter. Più o meno. Ma non ho sbloccato, almeno a questo punto le sblocco tutte e via, va. Ok, prossima che devo sbloccare è questa. Comunque. Hai i punti abilità, prima che me ne dimentico. Piano piano queste cose qua le faccio. Cos'è? Ah, prendo l'arma, bello. Deviando l'attacco di nemico leggero. Vabbè. In realtà dovevo portare avanti Miles, vabbè. Questa qui dovevo fare, dovevo portare questo, però 2 punti abilità. Vabbè, prossime volte. Questo bug che non mi fa fare le foto mi dà un fastidio pazzesco. Cioè, non si triggera il fare il coso delle foto, è assurdo. Nascondiglio vicino allo stadio.
tubo mi indicherà il deposito. Generatore. Deve fornire energia a qualcosa. Non era quello che avevo in mente, però va bene così. Si è sfocato. Generatore. Vediamo questo dove va. Ah! C'è qualche problema con la corrente. Le mie ragnatele possono fare da conduttore. Deve esserci un altro punto rotto nel cavo. Il deposito. C'è veramente tanto da fare comunque. Ah, hai trovato il deposito allo stadio. È uno dei miei preferiti. Come mai? Diciamo che mi ero costruito una rete personale in tutta New York. Entravo nel sistema dello stadio e guardavo le partite dalla maschera di Prada. Cosa? Ma dai! Era come stare seduti a bordo campo senza pagare un centesimo. Potrei anche approfittare dello sconto Prowler. Almeno per la stagione regolare. Mi dispiace, Miles, ma dobbiamo scervellarci come tutti gli altri. Ma quest'anno i Torcher vanno forte! Tell me.
Non ci credo, sono fuori. Va tutto bene. Sei al sicuro. Un altro messaggio di Betsy. Ciao, Spider-Man. Sempre io, Betsy. Sono qui con Cole, mentre Quentin è andato a concentrarsi sul suo lavoro. Già, è andato a fare le bizze altrove. Dovrebbe farsi vedere da qualcuno. Sì, ecco, sto cercando di farlo aiutare. Siamo tutti e tre un po' stressati. Per questo vorrei chiedervi di accelerare il lavoro sui Mysterium. Prima risolviamo il problema, prima Quentin tornerà a essere la persona amabile e brillante di prima. Beck la sta prendendo male. Dispiace per lui. Ti vedo! Arrenditi, Spider-Man! Nascondigli invisibili non sono ammessi a New York. Lancia qualcosa! Granata! Non fargliela passare liscia! Qualcuno di voi ha chiamato i rinforzi? Che maleducati! Attenzione! Para con le lame! Allora, cosa nascondono i nostri amici dal pollice verde? Non preoccuparti, drone. Non dovrai più lavorare per loro. Sembra la loro base. Potete chiamare i rinforzi, eh? Non se vi blocco le comunicazioni, però. Sei stato in giro per tutti i ripari, vero uccellino? Controllare gli altri ripari per localizzare la base. Dei cacciatori. Potrei scoprire se c'è una base vicina. Disattivare queste cose. Cerchiamo la centralina.
le trappole sono sistemate. Mi sveli qualche segreto dei cacciatori? Che altro c'è qui? Forse posso mettere l'erbicida nel sistema di irrigazione e mandare a nanna qualche cacciatore. È ora di trovare l'ultimo riparo e la loro base. Di togliere di mezzo quel riparo. Sogni d'oro. Bella sorpresa, vero? Davvero? Mi serve aiuto per battermi. La base devo scoprire. Devo prendere quel che mi serve. La base è nel distretto finanziario. Pessimo investimento. Un grattacielo qualunque. Come hanno fatto a nasconderci una base? Orti e giardini. Pronto a estirpare i cacciatori infestati. Non senti quando mi hai detto di volerti dare alla speleologia di profondità? No, per niente. Pessime notizie, allora. Stando ai dati dei ripari, lì sotto c'è una serra. Non pensavo gli piacesse il giardinaggio. Non credo coltivino fiori. Ricorda,
possiamo intervenire sugli irrigatori e sterminare le coltivazioni con l'erbicida. Ogni pianta che sfioro di solito muore. È una dote naturale. Assicurati di disattivare il relè. Non ci piacciono i rinforzi. Quanto mi spiace. Non ci stiamo, hai estirpato quei cacciatori come erbacce. Forse ci sai fare con le piante. Cosa sono quelle pozioni che ha sempre in giro, Kraus? Fate sul serio. Anche io. È sopra di noi. L'erbicida dentro. Ogni pianta che sfioro di solito muore. È una dote naturale. Quelle pozioni. Girano delle del tipo? Per qualcuno sono opera di un mistico della giovane. Hai estirpato quei cacciatori come erbacce. Forse ci sei. Ok, siamo. Fatevi sotto. Ah, che bello, distrutti. Schippa il sacco.
Abbiamo fatto assaggiare la loro stessa medicina? Veleno. Ora mi sento in colpa. Siamo il centro antiveleni. Qui non crescerà un fico secco per un bel pezzo. Non diamogli... Siamo lenti! Di poter trovare qualche altra cosa sui Kravinov. Non sappiamo quanto tempo abbiamo. Mi sa che gestivano la base da qui. E c'è un altro file criptato. Vladimir, che vuoi adesso? Dovevi portarmi. Non sei necessario. Non lo sono mai, a quanto pare. Immagino tu abbia paura di essere superato. È proprio quello che voglio. Ma non certo da te. Ti diverte privare i tuoi figli del loro diritto di nascita, padre? L'unico vero diritto che ci viene dato nascendo è la promessa della morte. Ci lasci combattere per le briciole. Ma io riprenderò ciò che è nostro. Ciò che è mio. Ha sputato al suo paparino. Spero che prenda la strada lunga. Già, togliamo di mezzo qualche altra base. Roviniamogli la festa di benvenuto. Una richiesta di Outwood. Avrà di nuovo perso i suoi pennuti. E un po'. Ecco Howard. Spider-Man. Howard, tu e i piccioni state bene? Oh, ce la caviamo. Ci faresti compagnia? Ma certo, dimmi tutto. A volte me ne sto seduto qui a contemplare. Arriva un traghetto. Lo vedi? Lo vedo. Volete fare un viaggio? Io passo, mi sa. Aspetterò il prossimo. Adoravo il traghetto. Mi sembrava di salpare per un'avventura. Howard? La vedi quella barca gialla con il fondo nero? Quella barca ha stile. È uno zuccherino. Mi piacerebbe davvero portare a spasso quell'ape. Ehi, Howard. Attraversarci tutto il fiume fino ai tre pilastri, l'antica città celata tra le nuvole. Antica città? Non ti seguo, Howard. Sì, sulla destra. Cerca le luci rosse. Le vedo. Tre ciminiere. Ma perché... Ci ho lavorato 30 anni in quella fabbrica. Poi ho perso il lavoro. E uno scopo. E quando è morta mia moglie... Ho perso anche il cuore, ma i miei uccelli mi hanno ricordato come si vola.
Piggy più di tutti. Howard, non preoccuparti. Un'ultima cosa. La vedi la statua della libertà? È lì, sulla sinistra. È inconfondibile. Osserva. Ah, ecco lo stormo. Devi aiutarmi, Spider-Man. Mi attende un'avventura, finalmente. Ma prima voglio liberare i miei uccellini, perché scoprano il mondo fuori dalla città. Certo, New York è l'ambiente ideale per i... Potresti condurli al nord per me, in un posto tranquillo. Ma hanno bisogno di te. È il momento. Prova a fischiare. Ok, Howard. Si vola! Stiamo accanto all'acqua e pensiamo a un posto. Battery Park. Lì potreste farla su tutto e tutti. Nulla che non abbiate già visto, comunque. Proseguiamo. Dal ponte di Brooklyn la vista è splendida. Ami Brooklyn, non è il posto giusto per voi. Quella brezza marina è bella forte. Avanti, acceleriamo. Woo-hoo! Ehi, Piggy, facci un mulinello. Oh, sì! Forse gli alberi vicino al Queens. Mamma mi portava sempre lì da piccolo. Era un'oasi nascosta. Mi sembra l'ideale per degli uccelli. Wow, una regata! Howard impazzirebbe. Non temete, uccellini, la nuova casa è vicina. Niente male queste ali, eh? Grazie per l'ispirazione. Mi mancherà dovervi inseguire per tutta New York. Un posto nel Queens. Mamma mi portava qui da piccolo. È un angolo di natura per Piggy e i suoi amici. Sì, mi suona bene. Grazie. Non ho ricevuto molte gentilezze. Quando vuoi, Howard. Non è vicinissimo il tuo quartiere. Puoi comunque andare a trovarli. Porto i pennuti a casa e torno da te. Howard. Spero proprio che vi piaccia qui. È stata una faticaccia. Prenderò il prossimo treno. Devo accertarmi che Howard stia bene. È dura quando i figli lasciano il nido.
No. Howard. Cause naturali, pare. Ehi, Spider-Man. Scusa. Howard era un amico. Prenditi tutto il tempo che ti serve. Se può consolarti, si è spento serenamente. Certo. È partito per una nuova avventura. Insieme a sua moglie. Questo è strazialacrime proprio, mamma mia. Tranquillo, Howard. Bello. Lo stormo è libero. Molto bello. Strazia, volevo dire strappa, però vabbè. Però bello, veramente bello. Abbiamo i viaggi veloci, usiamoli. Sto prendendo la mano. Forse posso tirare su. Trovato il deposito alla vecchia stazione radio. Mi stavo chiedendo dov'ero. Anni fa, quella radio era il punto di riferimento per il panorama hip hop di Brooklyn. Tu e papà siete andati in onda? Quasi. Ci hanno scartati all'ultimo secondo per fare spazio. No, mi ha sbloccato perché sono entrato. Che palle, vi uccido tutti.
posso cercare informazioni in pace. Adoro rovistare nei robot. Avete una gran bella base. Peccato che sia infestata da un ragno. I droni vengono qui a ricaricarsi e ripartono. Chissà che succederebbe se provassi a sovraccaricarli. Uccellino indaffarato che migri dall'ultimo riparo. Devo controllare l'altro riparo per scoprire dov'è la base. Entra a tuo rischio! Comincia! Il divertimento! Aiuto! Non posso muovermi! Ti libererò in un lampo! La gravità è più alleata! Sembra che debba lanciarli nel vuoto per eliminare il bug. Ti ha fatto male, vero? Puoi vedere la realtà, solo sentirla. Profondo. Non puoi sfuggire alla morte. Non sporcare di sangue il mio mistero. Non arriverò mai al breakpoint se non mi lancio oltre. E va bene così. Col tizio di fuoco gigante che non si può uccidere. Che palle. Che palle, vabbè, la rifaccio. Aiuto! Non posso muovermi! Odio rivedere questa roba, però. Ti libererò in un lampo. La gravità è più alleata. Le illusioni sono. Sembra che debba lanciarli nel vuoto per eliminare il bug. Ti ha fatto male, vero? No, non ha senso, rifacciamo. Ora, sto giro non me li prendeva e non me li buttava. Complicata sta roba. Aiuto! Non posso muovermi! Ti libererò in un lampo. La gravità è più alleata. Sembra che debba lanciarli nel vuoto. Sarà un'illusione, ma il tuo nome è reale. Non puoi sfuggire alla morte. Non sporcare di sangue. Non arriverò mai al breakpoint se non mi lancio oltre il muro.
va tutto bene. È stata dura, ora sei al sicuro. Ok, è andata anche questa. I ripari sono fuori uso. Ora vediamo cosa riesco a scoprire. Con la massima delicatezza. Perfino i cacciatori non hanno resistito al fascino di Brooklyn. Presto la vecchia base militare sarà di nuovo vuota. Ormai non hanno più scampo. I cacciatori hanno trasformato questa vecchia base in una stazione per droni. Devo ammetterlo, è un'ottima gestione dello spazio. Ah, lo dici? Ricorda che quei droni sono progettati per uccidere. Cavolo, è vero. Allora spegniamoli. È qui che alimentano i droni. Se usi la tela per collegare la stazione di ricarica a una fonte di energia, li sovraccaricherai. Sembri stanco? Tiro.
l'ho arrestato! Pensi di poter cercare qualche altra informazione sui Kravino? Un computer, bene. Ma ciao! Per te sarà un bene, Netroci. Padre, ti prego, rinunciaci. Gli altri nemmeno mi parlano. Perché non torni a casa? Possiamo ancora essere una famiglia. Non morirò come un uomo qualsiasi. Cosa? Qui non mi sento più al sicuro. Non mi fido degli altri. Ho paura. Vatti a nascondere, se non sopporti la vergogna. Non lascerai che mi facciano del male, vero? Padre? Dipende solo da te. E ora sono un po' più triste. Qualcuno finirà in psicoterapia. Non so proprio come prenderla. Sembra un bravo ragazzo, ma è pur sempre figlio di Kraven. Se ripuliamo l'ultima base, saremo pronti per lui. Scacciatori sistemati e droni atterrati. Non te la cavi male. Allora, abbiamo da fare tutte queste, questa, poi tutto questo, e poi possiamo finalmente andare avanti con la storia principale, forse. Vediamo. Muoviamoci, dai. Che vuol dire costume finale? Bellino però. No. No, questo è quello là di... sì. Però no. Un nuovo universo negozio. Bruttissimo. Questo è bello. Ma no, gli occhi rossi, spettacolo. Vabbè, costume sempre di No Way Home, il costume di coso, sempre i soliti. Amazing 2, Amazing 1. Superior, questo non è male però. Superior. Carino. Però è uno spider tutta la vita. Rosa, perché? Vabbè, questo è atomico all'ennesima potenza. Spider-Man versione militare 1000x1000.
Missione Antartide si spero a Spider-Man. Spettacolo. Non ho sbloccato qualcosa, cos'è questo? Poi un altro, vediamo. Questo. A me mi piace proprio questo costume, è orripilante. Questo qui è simpatico, ecco, così è simpatico. Miles, torniamo a Miles. Bello questo è spettacolo. Comunque. Che palle, cioè velocissimo, ho premuto cerchio, non è servito a niente. Schifoso, no, la voglio rifare, come si fa? Uccido. Ecco. Non posso uccidermi, no, ma che fai? Ecco, no, niente. Uccidimi, vai. Che palle, era andato perfetto. Non ha senso, questa è una cosa mia, non esiste. A modo, bobo. Ok. Mi cercavo pure fare riavvio checkpoint, robe varie, va bene così. Beh, proviamo. Lascia fare a me.
Muoviti in fretta, Spider-Man! Tu sei finito! Schiviamo i colpi! Ok, questa era interessante come battaglia. Va tutto bene. Respiro, sapevo che potevo farlo. Andiamo avanti, va. Betsy ha chiamato di nuovo. Sentiamo cosa dice. Ciao Spider-Man, volevo solo dirvi che Quentin ha consentito a seguire degli incontri sotto il monitoraggio del tribunale. Lo aiuteranno ad affrontare il post-carcere. Alleluia. Cole, un po' di rispetto. Ne ha passate tante. Scusa, sono contenta che si faccia aiutare, ecco. Comunque, Quentin mi ha chiesto di dirti che pensa di essere vicino all'identificazione del problema. Quindi, continua così, Spider-Man. Il counseling è un bene per Beck. Tutti abbiamo bisogno di aiuto a volte. Prendiamo Spider-Man! Ci vuole coraggio a raffinare un blindato. Con la tua parte ci sarà. Contro case innevate. Hanno buoni prezzi da comprare. Ehi, chi di voi ha ordinato delle ragnatele? Provate anche il tempo di chiamare gli amici, davvero! Sparagli! Ah, adesso vi arrendete? Ok. Piacerebbe se non fosse in pensione. Ok,
temere! Il tormento ti attende! Fatemi uscire! Questo è il piano. Guarda a sinistra e a destra prima di attraversare. Quel falso misterio mi dà sui nervi! Palle di nuovo! Chissà se Beck si comportava così in passato. Vai, uccidi l'enemy. Sarà un... Fatemi uscire! Questo è il piano. Guarda a sinistra e a destra prima di attraversare. Quel falso misterio mi dà sui nervi! Cioè, mi ha preso un hit di... No, no, scusa. Mi ha preso un hit di, della schifezza di tizio. Questo è il piano. Guarda a sinistra e a destra prima di attraversare. Quel falso misterio mi dà sui nervi. Chissà se Beck si comportava così in passato. Ok, figura misteriosa. Lo terrò a me. Perché l'hanno trovato la strada? Bellissimo. Mi serve solo un minuto. Prenditi tutto il tempo che vuoi. Sei al sicuro. Tecnologia del viaggio. Posso farne un uso migliore.
andando a sistemare Coney Island. Scappo. Ti hanno imbrattato il negozio. Sì, uno schifo. Poi qualcuno ha deciso di dipingerci sopra. Un vero capolavoro. Una cosa fantastica. I miei affari sono esplosi. No, sbocciati. È davvero magnifico. Se vedi l'artista, ringrazialo per me. Oh, eccola. Puoi farlo di persona. Ehi, signorina, grazie per il suo servizio. Visto dal suo punto di vista è veramente strano. Cioè lei non sente niente, proprio niente. Ah. E vabbè.
Non ho idea di cosa fare. Ah, qua. Ok. Wow! Sei incredibile, lo sai. Aspetta, aspetta, aspetta. Credevo che fossi qui per comprare dei fiori per loro. Ragazzini piace il bouquet sole d'autunno. Olè, siamo tornati. Ah? Non sono visti i miei occhi. Ladro anche tu. Ops.
Poteva finire malissimo per Spider-Man, però va bene così. Ma questo quando è comparso? Madò, che acrobazia. Che palle, sto cazzo di coso gigante che deve fare le combo. Vabbè, frega cazzi. Andiamo qui. Incazzo perché c'era l'interazione con Yuri. Questo mi fa incazzare. Non ho detto che sto giocando a difficoltà mesi, quindi non è la massima. È la massima, immagino che quelli ti danno un cazzotto e sei a terra. E sinceramente non mi va di giocare, cioè c'è la difficoltà, cioè muoio qualche volta, ma non è esasperante almeno. Eccola lì. Dovrei riuscire a spostarla.
Ehi, Miles. Ho ricevuto un alert dal deposito a casa mia. Tu vivevi in quell'attico? Ai tempi del primo Prowler, quando ero sul libro paga di Fisk. Fisk? Sì, lo so. Ricordo quando ho preso le chiavi. Volevo assolutamente lasciare di stucco mio fratello. Ma lui si è vergognato e sapeva tutto. In ogni caso, papà ti ha sempre voluto. Grazie, nipote. Forse un giorno riuscirò a crederci. C'è ancora troppo che non so di papà e zio Ari. Che ti cambi per sempre! Quali altre esperienze hanno vissuto? Ci siamo. Devo trovarla. Combatti per la vita. È una follia. Qualcuno sta davvero sabotando questi misteri. Stando all'ultimo messaggio di Betsy, Beck e il suo team sono vicini a una risposta. In carrozza, Spider-Man! Questo qui praticamente le ha fatti tutti. Calma. Tutti i treni ha fatto. Finito. Ok, posso andare? Ciao. Oh. Un'altra chiamata di Beth. Spider-Man, io e Cole siamo preoccupate. Dice che vuole ucciderci. Ti prego, Cole, niente panico. Spider-Man. Abbiamo scoperto che Quentin ci ha mentito. Anziché andare agli incontri, andava da un'altra parte. Quando gli abbiamo chiesto spiegazioni, ha detto delle cose strane e se n'è andato. Forse aveva solo bisogno di sbollire. Ma se dovessi vederlo o sentirlo, puoi avvertirci? Grazie. Va sempre peggio. Zio Aaron ha un deposito qui. Devo trovarlo. Grande. Centralina. Posso entrare con una scossa? Non ha aperto la porta, ma ha attivato il primo interruttore. Qui vicino devono esserci dei circuiti che attivano gli altri. Aaron ha impostato un timer.
Devo caricare tutte le casse prima che scada il tempo. Ma se non mi dice, non mi dà delle spiegazioni, non è che posso fare. Cioè, io colpisco questa, ok. Poi l'altra dov'è? Cioè, quella lassù, robo. Abbiamo finito. Ecco, ora dovrei riuscire a entrare. Nuovo messaggio. Spider-Man, dobbiamo vederci. Vieni a Coney Island, è una questione della massima urgenza. Bene, non sembra affatto una trappola. Speriamo solo che Betsy e Cole stiano bene. Thank you.
viaggio nei ricordi. Il mio primo deposito. Perché nel Queensbridge? Qui c'era la sala giochi Moontarton. Prima che la buttassero giù per costruire quel grattacielo. Da piccoli io e tuo padre passavamo le giornate lì. Io finivo i gettoni in un lampo. Ma Jay prestava sempre i suoi. Non so cosa darei per tornare in quella sala giochi con lui l'ultima volta. Mi manca. Anche a me, zio. Vorrei che papà e zio Aaron si fossero chiariti che... Allora, facciamo una piccola pausa per il momento e poi riprendiamo da qui. Penso che dalla prossima live si continui la storia principale. Più o meno. Dovremmo fare questo. E poi, in teoria, questo, che dovrebbe essere l'ultimo. E poi la storia principale. E vediamo a cosa ci porta. Alla prossima.